Guardate, qui bisogna dire, prendere atto che c'è un governo regionale e una commissione parlamentare che hanno fatto un lavoro eccezionale. Abbiamo totalmente rivisto il piano del precedente governo che avrebbe portato alla chiusura di decine di ospedali in tutta la Sicilia. Avrebbe cancellato tutti gli ospedali delle zone disagiate, per intenderci da Mistretta, Petralia, Nicosia, a tante altre realtà, tutti i piccoli ospedali, che so, Corleone, Mazzarino, Mussomeli, eccetera. E li abbiamo salvati attraverso un'intuizione che poi è diventata la linea nazionale del Ministero. L'intuizione degli ospedali riuniti. Questo che significa? Significa che noi abbiamo migliorato, rafforzato la rete, facendo diventare questi piccoli ospedali, non degli ospedali generici dove si tratta tutto e poi sostanzialmente in modo dequalificato, ma invece punti alti di specializzazione che trasformano tutta la sanità siciliana in eccellenza. Questo è uno sforzo incredibile, un'intuizione sulla quale abbiamo lavorato, poi ovviamente ci sono stati tutti i passaggi perché bisognava farli maturare dentro la società, un'interlocuzione democratica con i sindaci, con i sindacati, con i manager, con tutti gli operatori sanitari. C'è una competenza esclusiva del Ministero della Salute e del Comitato Nazionale Percorso Nascite, per cui noi abbiamo chiesto le deroghe, attendiamo soltanto le decisioni che sono fuori comunque da questo progetto di rete ospedaliera che è stato approvato il 4 di aprile presso il tavolo di verifica nazionale dei Ministeri della Salute e dell'Economia e delle Finanze. Il piano è un piano che porta un'innovazione senza precedente alla sanità siciliana, un'innovazione che prevede davvero il diritto alla salute per tutti i cittadini ovunque essi si trovano, anche nelle aree più disagiate, come ricordava il Presidente, e quindi il risultato non soltanto dell'innovazione, della svolta culturale all'interno della sanità siciliana, che certamente per essere attuata ci chiederà, come per tutte le riforme importanti dei mesi, ma soprattutto sblocca immediatamente le procedure concorsuali.